Expo Vending Sud 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Sistemi Vending SRL, l'azienda napoletana specializzata nei sistemi di vendita e di controllo delle vendite per la distribuzione automatica, e siamo in compagnia del suo Deus Ex Machina Giuseppe Ceraso, che salutiamo e al quale posso dire finalmente dopo 4 anni riusciamo a rivederci dinanzi ai microfoni di Vending TV e Orecatv.it. Saluti anche a voi, saluti a tutti gli ascoltatori. Saluto anche a te, che effettivamente sono 4 anni che non ci si vede. Ormai è davvero un grandissimo piacere riuscire a vedere persone con cui ci si saluta attraverso i social, ci si sente ogni tanto al telefono, ma che finalmente incontriamo di persona e col quale con tanto calore abbiamo la possibilità di stringerci la mano, abbracciarci in barba a tutte le proibizioni che sono state causate dall'emergenza pandemica. Ma veniamo a noi. Oggi, dopo 4 anni, ritorna Expo Vending Sud, ritorna anche la vostra presenza, di quella di Sistemi Vending SRL, in questa esibizione che vedrà ancora lunga vita, con 4 prodotti che oggi a questo punto ti chiedo di spiegare a tutti loro. Qui abbiamo deciso di portare 4 dei nostri prodotti, diciamo un po' di punta, che sono divisi tra dispositivi elettronici, quindi sistemi di pagamento, ma anche software per la gestione e il controllo delle vendite, nonché per l'invio dei corrispettivi automatici. Se partiamo da quest'ultimo, questo è Ziwi, che è un software, diciamo, che ci consente oggi di gestire, o meglio consente ai gestori di gestire le proprie postazioni, di gestire il prelievo dei dati sia in modalità automatica, quindi con leva DTS, utilizzando i dispositivi di rilevamento che sono presenti sul mercato, sia, diciamo, ancora oggi è presente la rilevazione manuale che l'Agenzia delle Entrate ha prorogato, diciamo, nella sua deadline, e quindi Ziwi permette di fare entrambe le cose fin quando i gestori non riusciranno ad adeguare tutti i sistemi di pagamento. Ziwi quindi è la piattaforma per i corrispettivi e per la gestione. Naturalmente Ziwi ha bisogno di un qualsiasi dispositivo di rilevamento dei dati, oggi ce ne sono diversi, ma anche sulle richieste che ci hanno fatto i gestori sulla facilità di utilizzo è nato Stitch. Stitch è la nostra periferica di scarico dei dati, che non ha connessione fisica con i telefonini, quindi con i dispositivi che utilizzano i gestori, e quindi non ha problematiche hardware che si rompe, si spezza e così via. Ha una connessione infrarossi su tutti i sistemi di pagamento che hanno l'infrarosso, e ha una connessione Bluetooth verso il telefono. Stitch è integrato con Ziwi perché è nativo, ma Stitch oggi è disponibile anche per gli altri software gestionali, quindi non soltanto per il nostro software proprietario. Poi continuiamo a presentare il JS, che è il nostro sistema, diciamo, di pagamento per i distributori automatici, e quindi pagamento monete, chiave, app, e anche interoperabili fra di loro. Quindi per JS raccontiamo quelli che sono stati i processi evolutivi dell'ultima generazione, perché JS è ulteriormente cresciuto passo dopo passo negli ultimi mesi/anni. Sì, infatti io ci tengo molto a dire che i nostri prodotti crescono e maturano in funzione delle esigenze che hanno i nostri clienti. Loro ci manifestano delle esigenze, delle necessità, e noi cerchiamo di implementarle per far sì. Noi dobbiamo rendere la vita semplice al gestore, perché già ha una marea di cose a cui pensare, ma il software, così come l'hardware, deve dare una mano al gestore. JS fondamentalmente realizza questo, gli ci dà possibilità di una gestione più semplice dell'incassato, quindi riduciamo di molto quello che è il problema della contazione monete,
quello che è il problema dei furti, che molti gestori, i nostri clienti, ci dicono: io ormai non le monto più le gettoniere, ci metto il sistema di pagamento perché l'app si ricarica con la carta di credito, io non ho più problemi di contrazione, risparmio molti soldini anche sulle rendiresto. Quindi GS ha recepito tutte quelle richieste che ci hanno fatto i gestori e ha integrato una serie di funzionalità, quali la ricarica da remoto al cliente che vuole avere la ricarica immediatamente, oppure la generazione del QR code, cioè delle etichettine che si stampa il gestore del taglio che vuole e le dà ai propri caricatori, per far sì che invece di prendere i soldini dai sacchettini, caricare, fanno tutto col QR che è tracciabile, quindi il gestore sa perfettamente dove sono andati a fine quei soldi, ma anche come rimborso delle vendite. Ho avuto un problema, devo ritornare un euro, non prendere i soldi dal sacchetto, ti do tanti QR da 50 centesimi, io so che li hai dati al cliente, il cliente li rispende nel mio distributore e siamo tutti più contenti. Ci saranno nel prossimo imminente futuro delle altre funzionalità che ci hanno chiesto i gestori e diventano sempre più complicate, ma ci riusciamo, che porteranno GS ad essere sempre più utilizzato. Già oggi, diciamo, accogliamo una platea di circa 25.000 utenti attivi che utilizzano il nostro sistema come pagamento sui distributori e ne siamo molto fieri. L'altro prodotto che abbiamo portato in fiera è il Box. Il Box è un'evoluzione di un nostro prodotto che si chiamava Interface Evo, che serviva per dare vita a quelle macchine elettromeccaniche che non potevano accettare monete, ma dovevano soltanto vendere così liberamente. E l'abbiamo evoluto, l'abbiamo fatto più piccolo, perché ormai tutto è più piccolo, quindi anche lui è diventato più piccolo, anche più bellino a livello di design, ma la cosa interessante è che è evoluto, diciamo, come figlio del JS, quindi diventa anch'esso permette un pagamento anche tramite l'app, e anche lì possiamo togliere da mezzo i sistemi di pagamento, quindi la gettoniera e il validatore si montava prima, con un grande risparmio per il gestore in termini economici. Ma la cosa molto importante è che ci consente di scaricare l'audit EVA DTS anche dalle macchine piccoline, che vanno gestite, qualora ci mettiamo una gettonina vicino, vanno gestite come distributore automatico, e in quel caso scarichiamo via Bluetooth l'EVA DTS, e quindi anche queste macchine piccoline, ma tutti i sistemi elettromeccanici compatibili, possono essere inseriti nel flusso del proprio sistema gestionale. Tutto questo mi ricorda tantissimo l'epoca abbastanza lunga, direi durata 24 anni, in cui io ero in campo in qualità di gestore per il vending e sento solo ascoltandoti il profumo di tutto ciò che era elettronica, sistemi di gestione del credito, distributori automatici e tanta roba. E allora forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale poter contattare l'azienda e richiedere maggiori informazioni, un'offerta commerciale, insomma mettere le basi per instaurare una relazione commerciale con sistemi vending. Tutte le informazioni di contatto le trovate sul nostro sito, che è www.sistemivending, così come l'azienda in italiano tutto attaccato.it. L'indirizzo di posta elettronica è info@sistemivending.it e abbiamo anche il canale WhatsApp, oltre ai canali social Instagram, Facebook e così via, abbiamo anche il WhatsApp dedicato, dove ci sono i nostri operatori che vi possono rispondere sul numero, diciamo, che trovate nel sito internet. Giuseppe, grazie per la collaborazione, so che per te è stato un grandissimo sforzo quello di andare a rendere brevissima questa spiegazione, perché ognuno dei prodotti ha le sue complessità, diciamo, ma tu sei stato bravissimo a rendere brevissima questa spiegazione. Per avere maggiori informazioni abbiamo fornito l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere. Noi ci rivediamo a questo punto a Venditalia. Certamente, al prossimo incontro, si spera, diciamo, sempre più frequentemente, senza problemi di pandemia. Senza problemi di pandemia e con tanti amici che finalmente si rivedono e riabbracciano nel 2024.
Un saluto a tutti, grazie, grazie mille, grazie a te.